Allora, eccoci qua dopo tanto tempo, torniamo a fare qualche live, però facciamo una partita 10 più 5 in preparazione di un torneo che giocherò il 27 e soprattutto la facciamo quindi 10 più 5 ma unrated. 10 più 5, altre cadenze, 10 più 5, personalizza, togliamo il flag a punti e soprattutto in maniera tale che vediamo un attimo come penso durante le partite, ok? Vediamo un attimo che partita esce, vediamo se ci trova un avversario, perché unrated, soprattutto a 10 più 5, non sono tantissimi i giocatori, però vediamo un attimo. Altrimenti andiamo a giocare a 10 minuti senza 5 di incremento, che forse troviamo qualcuno, non lo so, vediamo un attimo, li annulliamo, magari facciamo a 10 minuti, personalizza sempre un rated, vediamo se trova qualcuno. Live dopo tanto tempo e live pre ultimo turno dei candidati, grande lotta al vertice e qui unrated, non gioca proprio nessuno. Se no ci spostiamo su un altro sito. Veramente mi interessava, perché qui mi piace un po' più un'analisi della partita che è successo un po' con me. Altrimenti ci spostiamo un attimo, che vi devo dire. Niente, non si trova nessuno. Magari si è semplicemente sbagliato. Proviamo ad aggiornare 10 minuti, andiamo qua, gioca 10, ecco. No, ecco, vediamo un attimo. Ok, trovato. Vediamo un attimo. Ok, D4. Su D4 giochiamo la ninza indiana, quindi cavallo F6 E6. E adesso facciamo D5. Su D5 questo non ci spaventa più di tanto, perché vedremo poi che fare. Anzi no, qua possiamo fare direttamente alfiere B4, inghiottiamo in maniera tale che sulla spinta il cavallo possa saltare in E4. Ok, e qui già potremmo sfruttare l'impedonatura, ma questo significherebbe probabilmente andare a dare la coppia degli alfieri. Quindi se facciamo su D5, su E5 poi il cavallo può saltare lo stesso, quindi supponiamo D5, E5, cavallo E4, presa, per poi magari fare F4, ci può stare. Vediamo un attimo, intanto questo qua è inviolato. Vediamo se questa inviolatura, se arriva a 3,
Se arriva a 3 ragioniamo un attimo. Se arriva a 3 ragioniamo un attimo. E penso che glielo dice dopo che viene a finire guardando il futuro. Ok, quindi abbiamo calcolato. Vedo un attimo, mi sono perso che qui c'era rimasto un bidone. Allora, su alfiere di 2 catturo e guadagno la coppia degli alfieri. Sulla presa guadagno comunque la coppia degli alfieri. Ok. Adesso lui già sarebbe pronto ad attaccare a dire la verità. Però io posso fare F5. SP5 sono in passan donna F6. Vediamo. Adesso si arriva a 3, torno indietro. Torno indietro. Sì, c'è anche quest'idea. Siamo pronti ad arroccare e a fare C5. Su cattura. Ok, C5 netta. C5 netta. Se non cattura spingo. E quindi poi la mia catena pedonale indica praticamente che devo attaccare su questo lato. Tanto qualche volta poi ci sono i sacrifici. Vediamo un attimo. Ah, ma qua posso fare questa? Arriva questa, no. Quindi qua devo limitare questo alfiere. Posso fare pure questa? Allora, lui adesso deve fare questa, ad esempio, per la più naturale. Io posso fare donna. La posso fare, sì, immagino di sì. Facciamola su questa, cattura. Però devo su un po' di pezzi. Sono un po' indietro con lo sviluppo. Su H5 posso fare H6. Su cavallo A2. Cattura forse, no, sul cavallo A2 sviluppo, sul cavallo A2 faccio cavallo C6. Adesso sono anche in vantaggio di tempo, che cos'è questa? Perché non avrei paura di questa cosa? Vediamo che può fare, onestamente non vedo problemi a livello di questo. Quindi se io catturo, scacco, così magari qui. Allora aspetta, quindi possiamo fare per esempio ping, bong, bang, così qua. E qua devo portare un altro pezzo. E qua devo portare un altro pezzo che non mi piace. Quindi qua che può succedere niente se cattivo cattura. Dai, devo sviluppare. Devo mettere pure in gomma. Allora, bing, bang. Ma c'è questa. Posso anche provare a spingere magari, torna a parte del quale devo ripassare sto pedone. Ora facciamo. Perché non l'ho fatto subito? Credo che il controllo posso fare B5 che mi piace tanto. B5, cavallo A2, B4, cattura. Guarda video senza annunci, offline e in background. Prova.
Prova YouTube Premium senza costi. Dobbiamo andare avanti di tempi. Quindi credo che farò proprio questa. B5. Senza 6 prima, che è un po' lenta. E qua mo? Qua mo? Che è sta roba? Perché mi dovete spaventare? Se rifacciamo bing bong bang, quindi bing bong bang, qua, questo qua, ma arriva questa? No, non può arrivare questa. Allora, cattiva, presa, scappo, questa, questa, che minaccio, poi non minaccio proprio niente. Non minaccio proprio niente, purtroppo. Allora facciamo il D5. E qua mi sa che dobbiamo prepararci a cambiare. E no, però non posso cambiare, non posso prendere quella. Devo prendere di torre. Però sulla presa di torre mi arriva questa. E su quella io a quel punto entro. Quindi ragioniamo un attimo. Allora lui cattura, io cattura di torre, lui fa questa, io entro di torre, lui fa... Oh! Eccola. Adesso posso farla questa però, questo? Credo di poterla fare. Sì. E sulla cattura prendo di alfiere. Sulla cattura prendo di alfiere e quando spinge, no, non posso cattura di alfiere, magari mi tocca catturare di cavallo. Che minaccia matto. Quindi mi tocca catturare di cavallo. Che minaccia un bel matto. Affogato. Vediamo un attimo, perché sulla cattura io catturo. E si fa questa. Esatto. Adesso potrebbe fare questa, non hai dubito. Adesso che fa, scusate, c'è questa minaccia, come la para? Così forse, ma se fa questa io faccio questa, e cavallo indietro c'è il matto. Se funziona, allora scusate. Allora, se fa questa, no però può fare pure questa. Se fa questa c'è questa, ecco appunto, c'è questa, e però scacco, mi fa questa, allora scacco, mi fa questa, io catturo. Faccio questo, perché mi devo togliere un attimo dagli scacchi vari. Ma se faccio questo scacco, mi fa questo, io catturo qua, mi catturo. No dai, allora facciamo questo, no, che ci perdiamo qualcosa, però adesso devo fare questo. Credo. Per un'altra cosa importante è sviluppare questo alfiere in D7 magari. Ok,
vediamo un attimo, ho guadagnato un po' di tempo. Questa domanda mi sembra pure più fastidiosa che altro. Allora, lui potrebbe cominciare ad andare in sesta notte. Io quello che devo valutare... allora, esatto, quindi... senza perdere tempo, magari potrei fare questa. Tanto il cavallo là è abbastanza... qua avevamo detto che dovevo qua, ma io lascio tutto così qua e no, ma qua non posso catturare, posso catturare il pedone perché non c'è più il cavallo qua che poteva attaccare la base pedonale. E ma se faccio questa con l'idea di attaccare qua, no, ma nemmeno funziona. Devo far sparire sto cavallo in qualche modo. Posso fare pure questa che attacca a raggi X il re, e quindi nel momento in cui poi, infatti penso che la faccio proprio adesso, perché su questo scacco io posso catturare in più attacco là. Su questo scacco io catturo e con la torre qua attacco pure indirettamente questo, capito? Ma su questa io catturo e essendo il pedone inviolato, ricatturando attacco indirettamente anche il cavallo in A3, quindi mi piace. Vediamo un attimo se funziona, cioè quantomeno vediamo se lui è attratto, anche perché questo attiene non sta giocando, quindi potrebbe cambiarlo cercando magari di allentare la pressione. Però magari su questa c'è questa, no, non c'è questa perché dipende tutto. Ok, mi piace la situazione, quindi vediamo come cosa viene fuori. Ma adesso questa con la minaccia qua violenta come la pari? Cosa mi perdo? Ci sono mille miliardi di minacce, c'è questa minaccia. Ok, va bene, e non mi dispiace più di tanto, perché qua vedo delle cose clamorose, cioè questa faccio questa della partita, cioè è clamoroso, credo. Quindi ho 1 minuto e 44, quindi scacco, no, non c'è stato lo scacco, ma qui, e qui c'è il matto diretto. Perfetto ragazzi, bellissima partita, andiamo ad analizzare velocemente e poi ce ne andiamo a cena in previsione dell'ultimo turno dei candidati. 70% di precisione, niente di che, mi aspettavo qualcosina di meglio. Sono stato nel medio gioco anche peggio. Andiamo a vedere come abbiamo giocato. Abbiamo giocato la linea 6-5, brutta questa partita. Ma io pensavo avessi giocato meglio. Vediamo un attimo. Qui tutta teoria. E imprecisione qui. Quella era la mossa migliore, l'avevamo vista. Doveva forse catturare. Ci siamo presi il nostro vantaggio e qua questo già era un'imprecisione, perché sulla cattura, vabbè, quella l'avevo pure valutata, ma sulla cattura in passato, torna qua, non mi piaceva,
perché non va bene, e infatti era fatta. Devo andare a roccare, metto pressione su F2, no, mi piaceva, combatto, non è niente, questo la valuto come errore. Andiamo avanti, quindi torniamo indietro nella migliore, quindi non dare la coppia ai miei allievi. Qui a fuoco, anche se il controgioco al centro era la migliore, controgioco al centro che arriva, riguadagna subito un po' di vantaggio. Ok, questa non serve più di tanto. Oh, eccola qua, ottima mossa, perché questa spin l'ho fatta col presupposto di far andare via l'alfiere e limitarlo, quindi attaccare poi a questo punto sul lato di donna, che è diventato il suo arrocco. Ok, questa è una mossa mancata, che doveva fare? Andiamo a vedere un attimo. Che doveva fare? Doveva fare cavallo A2. Oh, cavallo A2. Ah, ecco, ok. E si doveva proporre il cambio, vabbè, questa l'avevamo pure vista, quindi... E qua già c'era B5, vedete? C'era già B5, ma io ho avuto un po' paura, l'ho voluta preparare prima in maniera tale che ci fosse un altro pezzo che andava poi all'attacco. Qui la B5 arriva, grande mossa, B4, scusate, no, B5, esatto, B5, e qua voleva il cambio, ma io spingo, esatto, altra mossa ottima, perfetto. E qua vediamo un attimo se avevo visto il matto, se faceva questa, io avevo visto questa e su questa avevo visto questa che era matto, quindi tornando indietro lui fa la migliore, credo, no, tra l'altro non è nemmeno la migliore, la spostava la torre, va bene. Ah, e qua me la sono persa, me la sono persa, ma qua già c'è un vantaggio enorme. Ok, qua già dovevo portare, io le vedo sempre una mossa dopo le mosse migliori, comunque qua ricambio, la migliore era la torre, la presa di torre, però avevo paura che sulla presa di torre arrivasse questa e non avevo più modo di entrare in settima, e quindi comunque manteneva il vantaggio perché c'era la torre F8. Torre F8, devo tornare indietro, vabbè, quindi tornando a noi, catturo di pedone, e qua avevo visto su questo tutti i temi, quali avevamo già visti, spostavo il cavallo, c'era questa, attaccavo questo, c'era una forte pressione perché il pedone in B2 era inchiodato, e quindi lui fa C3, vantaggio di 7-7, ma qui era palese che io stessi meglio, e qua questa non puoi di... ma questa perché me la vedi così? Cioè ci sono minacce fortissime, una pressione elevatissima subito, che doveva fare, scusate, qua adesso doveva fare AX in D5, cosa che è avvenuta tra l'altro, esatto, ma su questa, e poi doveva fare alfiere X in C4. Ah, questa me l'ero persa, alfiere X in C4 me l'ero persa, ma poi su questa, su questa perdevo un po' tutto, credo che perdevo un po' tutto così, perdevo un po' tutto il vantaggio, attenzione, infatti qua la barra forse l'avevo pure vista, ma non avevo questa, non questa mi mancava proprio, me la sono proprio persa questa. Quindi qua l'analisi che dice, cioè come stavo a questo punto, dove siamo, eravamo quasi invadito, però lui non la vede, fa questa e si becca il matto, tra l'altro, però io avevo visto questa e questa e poi avevo visto tutte le varie minacce abbastanza imbarabili, tipo matto in 5, invece matto in 5 avevo visto questa, c'era questa, c'era questa, questo è inchiodato,
E va bene ragazzi, allora io spero che questa partita vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti!